Allora, nei scorsi video ho rasato la parete, non è uscita benissimo, eh. È ancora da rifinire e si deve ancora asciugare. Oggi, sotto qui, per tenermi un po' più caldo, ho portato qualcosa per aiutarmi a scaldare l'ambiente. Una mini stufetta elettrica, almeno così asciuga anche prima la malta bastarda. Ci mettiamo subito all'opera, vediamo di rasare tutta questa parete. Comprato 7 sacchi di malta bastarda. In teoria forse dovrei riuscire a fare tutta quella parete, quindi adesso si lavora. Iniziamo a rasare. Finito già un sacco. Accetto critiche dai professionisti muratori, eh. So che quello che sto facendo forse non è fatto benissimo. Però ho visto che già adesso ci ho preso un po' più la mano. La stufetta sta scaldando l'ambiente, infatti adesso tirerò via il giubbotto perché inizia a avere caldo. Secondo sacco della giornata. Devo essere onesto, questo è uno dei lavori fai da te più difficili che sto facendo. Molta paura del risultato. È vero che questo sarà un laboratorio e anche se il lavoro non è proprio certosino per dire, mi va bene perché mi sono informato. Fare questo lavoro che sto facendo, un professionista chiede dai 40 ai 100 euro al metro quadro. Stesura dell'ennesimo sacco. Altro sacco finito. E con oggi termino. Sono arrivato a tre quarti della parete, andiamo avanti domani perché sono esausto. Dopo 4 giorni di pausa, riprendiamo con i lavori del laboratorio fai da te. Da quando ho iniziato il lavoro, già 10 sacchi di malta bastarda li ho messi. Stamattina volevo riempire dei buchi che ho nei muri, tipo questo. Ce ne sono in altri punti delle pareti, devo riempirle un po'. E userò un attrezzo che ho comprato su Amazon che avete visto nel primo video. Qui metterò la malta, ci attaccherò il trapano, la vite senza fine mi farà uscire dall'ugello la malta bastarda. Quanto sia efficiente questo attrezzo non lo so, perché io sinceramente riempire quei buchi con la cazzuola non sono in grado, o meno, non penso di non riuscirci. Direi che funziona. Sembra un po' una stupidata quell'attrezzo lì. Sono riuscito a chiudere bene un buco, ma quelli un po' più grossi non si riesce. Quindi si va in modo standard con cazzuola e quella americana, mi sembra che si chiama quella quadrata grande. Col primo sacco di stamattina ho commesso un errore. Mi è scappata un po' troppo acqua. Era molto molto liquido, faceva fatica a fare presa sul muro.
Allora adesso vi faccio ridere. Ieri sera guardavo un po' di video dei muratori, come fanno a fare questi lavori. E loro lo fanno con una semplicità e una facilità che dici, cavoli, è in grado chiunque a farlo. E invece... miseria, è di una difficoltà esagerata, probabilmente perché non ho mai preso la mano, non l'ho mai fatto come lavoro. Tac tac tac, non gli cade una goccia di malta per terra, a me invece ogni volta che faccio una passata metà mi va per terra, quindi lo devo raccogliere, rimetterlo nel mastello, rimischiarlo, rimetterlo sul muro. Non lo so, non lo so. Adesso non riesco a capire se è la difficoltà del mio muro che non è regolare e loro invece i video che ho visto rasavano su muri perfettamente lisci, regolari, e allora ho questa difficoltà di metterlo per questo motivo, o non lo so. Comunque partiamo con il terzo sacco. Ho il trapano che mi sta per abbandonare, lo vedo che ormai fa fatica. Me l'ha prestato il mio vecchio, ma penso che avrà 30 anni quel trapano e quindi anche lui è stanco. È stanco! Ho quasi finito la parete. Incredibile, incredibile. Il problema è che me ne mancano ancora due, una corta e una lunghissima. Mamma mia, mamma mia. Ultimo della giornata. E volevo fare bene l'angolo perché è veramente difficile. Ora mi faccio una domanda: ce la farà ancora il mio trapano? Questo sacco ce l'ha fatta, ma un altro non lo so, ha iniziato a puzzare di bruciato. Mamma mia. Sicuramente ci sarà qualche tecnica per fare l'angolo, eh? Sicuro, sicuro. Chi è del mestiere lo saprà. Io mi sto inventando con qualcosa, sto cercando di farlo, sembra che sta uscendo bene, ma non è un lavoro a regola d'arte. Allora, questa mattina abbiamo finito la parete lunga, ho iniziato la parete del fondo e ci ho messo su 5 sacchi. Allora, come sta uscendo il lavoro? Non ve lo so dire, questo è quello che ho già fatto. Sto notando che comunque è molto umido il muro. Quindi boh, non ho proprio idea del risultato finale. Vediamo, vediamo. Io continuo, ormai ho iniziato. Pensavo che usciva meglio. Vediamo con la seconda mano di rasatura se migliora. Adesso una bella doccia.